Le esecuzioni con gas di gruppi di persone sono avvenuti anche durante il periodo in cui l'imputato fu operativo nel ruolo di aiutante. Alla presenza di Höhn, nell'estate del 1944 sono stati uccisi nella camera gas del crematorio dagli 8 ai 10 lavoratori civili di nazionalità straniera. Alla presenza di Bohm, all'inizio del 1945 è successo lo stesso con 30-35 donne, probabilmente proletarie dell'Est. E almeno altre due volte ancora sono stati uccisi con l'ausilio dei gas piccoli gruppi di prigionieri di guerra russi tra marzo del 1942 e settembre del 1943. In questi due casi è stato richiesto il supporto della squadra di detenuti addetta al crematorio. Solo in casi singoli le uccisioni con il gas sono state effettuate per mano degli appartenenti all'SS, inclusa la cremazione dei cadaveri. In questi casi la squadra dei detenuti addetta al crematorio veniva mandata via prima. Fece così il sergente delle SS K nella primavera o all'inizio del 1943. Dopo aver incaricato i detenuti di preparare uno dei forni alla cremazione, ordinò loro di andarsene. Quel giorno venne cremata un'intera famiglia. Quando il giorno dopo i detenuti addetti al crematorio, tra i quali si trovava anche il testimone K, si recarono nuovamente al forno, vi trovarono una grande quantità di cenere, nella quale individuarono anche una forcina per capelli. Nel cosiddetto garage, ossia l'atrio che precede la camera gas, si trovava un sacco a scacchi blu e bianchi, pieno di vestiti, che arrivava fino all'altezza del tavolo. Il sacco conteneva vestiti da uomo e da donna. Accanto al sacco c'erano anche delle valigie e un paio di scarpe di vernice nera da bambini. K raccontò a S che sotto ordine del Führer era stata uccisa una famiglia intera con il gas. Poco dopo, davanti al crematorio, giunse l'imputato in macchina. Ordinò ai detenuti di caricare il sacco pieno di vestiti e il resto dei bagagli nel veicolo e dopo ripartì.